Viaggio spesso alla ricerca di ingredienti caratteristici e di ispirazioni per nuove ricette. Proprio qui, a Trebbola Mutuesca, nel cuore della Sabina, passeggiando tra gli scavi dell'anfiteatro, mi è venuta l'idea di rivisitare in chiave moderna l'antico garum, una salsa di cui i romani erano ghiottissimi e che mettevano dappertutto. Forti gli antichi romani, vero? Ispirandomi al condimento che loro utilizzavano con più frequenza, ho elaborato due nuove versioni più adatte ai nostri tempi: il garum marinato e il garum cotto. In entrambe le versioni è ottimo per condire insalate, verdure grigliate, ma anche carne bianca e cacciagione. Ecco gli ingredienti per il garum moderno: 4 sardine, 2 triglie, 2 acciughe, un cucchiaino di pepe verde, uno spicchio d'aglio, un limone, dell'aceto bianco e dell'olio extravergine di oliva. Procediamo inizialmente per il garum marinato, tagliando in piccoli pezzi i filetti di triglia, di sardine e le acciughe. In una ciotola condiamole con il succo di mezzo limone, mezzo spicchio di aglio, pepe verde e una spruzzata di aceto a coprire il tutto. Lasciamo marinare per 6 ore. Successivamente frulliamo fino a rendere la salsa liquida. Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva per completare il tutto. Per il garum cotto soffriggiamo in olio abbondante l'aglio e il pepe verde insieme a triglia, acciughe e sardine, sempre tagliati precedentemente a pezzetti. Raggiunta la cottura, aggiungiamo mezzo bicchiere di aceto e il succo di mezzo limone e frulliamo tutto per bene. Provatelo su una bella insalata, magari sorseggiando un buon vino italiano come il Grillo Maggiore Sicilia DOP 2012. Vedrete che squisitezza. Ave cuochi!